Non ci credo. Dove siamo? Ai Caraibi. Ai Caraibi no, però al mare sì. Arriva per il weekend e faceva sempre caldo, però tipo era nuvoloso. Lo sto stressando da, non so, dall'inizio di giugno. Voglio andare al mare, voglio andare a... Oh, ma l'estate è fatta anche un po' per andare al mare. Cioè, perlomeno noi che siamo pugliesi, per noi è normale. Stavi leggermente stressato. Avevo stressato? Forse devi alzare un po' la voce perché tira vento, però. Avevi stressato? No, ma devi dire anche qualcos'altro. Stavo vedendo quanti giorni mancano. Devo fare tipo calendario. Calendario dell'avvento, però per le vacanze. Ce la puoi fare, penso. Ce l'hai fatta per un anno. Penso di venir meno proprio in questo. Sì. Questo vlog lo vedranno quando saremo tornati, praticamente. Devo raccontare la roba assurda, che tra l'altro loro possono anche capire, perché videro un vlog. Ti ricordi che noi vloggammo quando successe quella cosa un paio d'anni fa? In questura, per rilasciare una testimonianza, quando ero a Milano. Beh, voi non potete capire che cosa è successo. Lo vedrete. Lo vedrete nel prossimo vlog. Sempre mille sorprese. Sempre. A volte belle, a volte brutte, ma io dico sempre: le sorprese prendile sempre bene, come un'opportunità, e saranno sempre belle. Dai, un'opportunità. Su, facciamo un viaggetto, che devo dirti. Ho l'imbarazzo della scelta. Ho fatto una specie di bagno, ma cioè, parliamone, perché volevo buttarmi, però l'acqua era fredda. Il vento, guarda. Non me ne voglio andare. Sudati. Delle ore 12:23, proveniente da Roma Termini, il diretto ad Ari Centrale è in arrivo al binario 1. Ok, dopo 7 ore, un taxi e svariati minuti, così, random, siamo arrivati a Milano. E non so se, siccome non ho ancora montato quella parte di video in cui vi dicevo che saremmo dovuti partire, non mi ricordo se vi ho detto che saremmo dovuti venire qui a Milano. Dovevamo fare una cosa un po' particolare, che vi dirò, farò un video a parte soltanto per questo. Faccio vedere intanto la casa, perché abbiamo preso una casetta qui a Milano, un appartamento. È molto particolare, allora l'ingressino, vabbè, questo qui è il nostro borsone, ci avete caso. Qui c'è una bellissima panca. Da questa parte c'è tutta quanta la cucina. Cioè, Pasquale è andato in bagno, questo è lo sciacquone, non so se potete... Qui c'è la... come ripido! Ok, no. Qui c'è la cucina, dicevo, poi... Qui ci sono io. Qui c'è, guardate il salotto, così. E c'è Paki che si sta lavando le mani. Qui c'è, guardate tutta quanta la zona. Guardate, il soffitto è bellissimo. Tutto così. Questa parte c'è tutta quanta la zona, diciamo, soggiorno, e da questa parte qui ce la faccio con la vista. Una doccia spettacolare. Tu hai già visto la doccia? Salve. Anche io, salve. E qui c'è il bagno, così, ciao, e la doccia, beh, insomma, abbastanza grande, sì. Sanitari, vi interessa il cesso? Bene. E poi questa è la camera da letto, guardate che stile, tutto particolare, tutto tipo antico. Insomma, che io non adoro, però in questa casa che si vede, insomma, che è tutto quanto studiato, molto carino. Da questa parte c'è sempre un finto balcone, perché in realtà, appunto, è così. E basta. Tutta condizionata, ovviamente. Oh, guardate, Lara, amore, sei presente quei cosi di striptease? Tararà. Guarda nell'ombra. Ta-ra-ra. Ok, cavolate a parte, siamo in zona tribunale e questo già vi dice tutto. Ve lo spiego nel prossimo vlog, ragazzi. È successo l'impossibile. Vi racconterò tutto nel prossimo vlog. Niente. Ce li possiamo. Ce li possiamo, sì, devo fare una doccia assolutamente. Bene, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video, sempre qui su questo disagiatissimo canale, che credetemi, avrò un vlog molto disagiato la prossima volta. Here we go.